Ciao amici, benvenuti a questo nuovo episodio. Oggi cercherò di fare un video che si protrarrà qualche mese per vedere come gestiamo l'orto a fine stagione. Vedete qui in questo orto ci sono le ultime insalate che ormai sono diventate dure per essere, diciamo, mangiate, mentre qui abbiamo le cicorie grumolo che continuano. E anche qui abbiamo quelle che sono state trapiantate. Vedete agli amici che hanno scritto che non si dovrebbero trapiantare, invece vedete che la cicoria grumolo resiste benissimo al trapianto se questo viene effettuato nel momento giusto. Vedete che i cuoricini si sono formati abbastanza bene. Adesso tra 2 giorni inizierà già a nevicare, quindi qua probabilmente si fermerà tutto. Questo orto oggi inizieremo a coprirlo di foglie e lo copriremo con i cartoni. Adesso mano all'opera, andiamo a fare queste operazioni. Vedete questa pianta di carpino che sta perdendo tutte le ultime foglie, sono cadute qua sotto. Poi c'è stato, sapete, questo vento fortissimo 2 settimane o 3 settimane fa. Adesso noi raccoglieremo tutte queste foglie. Il carpino è una buona foglia da utilizzare come pacciamatura. Le metteremo nella carriola e poi le trasporteremo all'orto. E poi da lì successivamente verrà coperto con questi cartoni che ho trovato fuori da un'azienda che li buttavano via. Vedete, tutti belli ordinati. Questi cartoni verranno messi sopra all'orto e lì resteranno tutto inverno. E poi andremo a vedere diciamo questa primavera cosa sarà rimasto, come si presenterà il terreno, l'orto. Dopo che è caduta la neve e è passato tutto l'inverno, vedremo come si presenterà il terreno. Vedete, qui è pieno autunno ormai. Vedete, sto procedendo a coprire tutto con le foglie. Non ho neanche rivoltato le zolle, semplicemente ricopriamo, facciamo proprio il metodo naturale in questo caso. Andiamo a coprire anche queste piccole. Vedete, carote che avevo seminato a metà settembre, vedremo cosa troviamo poi in primavera. Non escludo che troveremo ancora la radice che è la carota sotto e poi un piccolo getto che magari in primavera si potrà anche risvegliare. Magari anche le insalate, però lo dubito, le insalate probabilmente moriranno con il gelo, ma la carota potrebbe resistere. Tutti i piccoli esperimenti che è giusto fare. Intanto un piccolo particolare: queste sono piante di Calanchoe dai Gremontiana, una pianta che vive quasi a livello tropicale. Vedete qui a 850 metri, con temperature ormai prossime allo zero, sta soffrendo. Adesso queste piante poi verranno messe dentro la casa, nella veranda, marciranno perché l'ho già visto l'anno scorso, praticamente la pianta marcisce, però se guardiamo sotto è una pianta che è infestante e sotto qua si ritrovano tutti diciamo, i figli, vedete? E in primavera, era già successo l'anno scorso, questi piccoli getti o alcuni getti sottostanti resistono comunque a temperature di meno 2, meno 3 gradi, riescono a sopravvivere e a superare l'inverno. È incredibile, è una pianta che viene dalla Colombia, quindi da climi totalmente diversi dal nostro, eppure riesce a superare l'inverno e a sopravvivere ogni anno. Ok, adesso l'orto è stato completamente coperto con uno strato di un buon 10 cm di foglie che poi si ridurrà sicuramente con l'ausilio delle piogge e delle nevicate. Prima di chiudere con i cartoni andiamo a mettere un bello strato di compost maturo. Vedete questo piccolo cumulo sarà mezzo metro cubo di compost, è il risultato di quasi un anno del nostro orto e dei nostri rifiuti.
prodotti familiari. Vedete, questo è un compost maturo, adesso vedete dei resti ancora non decomposti perché comunque continuiamo a gettare i rifiuti, diciamo, freschi. E adesso preleveremo un secchio misto di questo compost con il nostro piccolo deposito di bokashi che è qua dentro, che è pieno di lombrichi e comunque di materiale humus già decomposto. Questo è praticamente bokashi e compost che è diventato, qui era stato aggiunto il bokashi dal video, vi metto un collegamento in alto a destra dal compost al bokashi, la ripetizione dei gesti è questo che vedete adesso. E quindi incorporeremo metà di uno e metà dell'altro, lo mischieremo alle foglie e poi copriremo ancora con delle foglie e con i cartoni che avete visto prima. Quindi andiamo a eseguire queste operazioni. Vedete, è incredibile la qualità di questo compost maturo che comunque ha sempre al suo interno del materiale non decomposto, ma non importa, adesso questo tutto si andrà a decomporre durante l'inverno insieme alla pacciamatura. Vedete qui, toccando con la mano, è ancora tiepido, vedete dei resti della mele non decomposti, ma comunque questi amici sono ancora all'opera e stanno facendo il loro lavoro di decomposizione. Vedete, finché ci saranno le temperature, loro resteranno attivi e questo per noi è veramente oro. Andiamo avanti con le operazioni. Ecco fatto, così è come si presenta l'orto dopo che abbiamo sparso uno strato di compost e di bokashi. Il bokashi è all'incirca neanche la metà, sarà un 30% della quantità di compost che abbiamo messo, ne basta veramente poco di bokashi, che aiuteranno i processi batteriologici all'interno cioè diciamo sulla superficie e sotto il terreno, e vedete la quantità che è stata usata è veramente pochissima. Guardate, abbiamo usato un paio di secchi per un orto di 1,5 m per 4 m. E adesso andiamo a coprire con le foglie, vedete là la carriola mezza rovesciata, strato di foglie e poi cartone. Ci vediamo dopo. E mentre la Daniela sta prendendo la legna per portarla in città, per poterci scaldare con la nostra stufa, che adesso la caricheremo dentro nella macchina, andiamo a mettere l'ultimo strato, che sono i cartoni, quelli che vediamo qua. Per questo orto ne basteranno all'incirca questa quantità. Adesso vediamo che io senza cavalletto e li portiamo agli orti. Vedete qui, mentre il cielo si è oscurato, ci sono queste nuvole che preannunciano la prima nevicata dell'anno. Stiamo andando a coprire con questi cartoni che, vi ripeto, ho trovato fuori da un'azienda e manco a farlo apposta, guardate. Sono proprio della misura esatta dei miei cassoni. Vediamo qua, cerchiamo di non oscurare. E si vanno a incastrare perfettamente nel profilo metallico. Guardate, prima di farlo apposta, e coprono perfettamente l'orto, il piccolo orto rialzato. Benissimo, ogni tanto le cose vanno bene. Vedete, quest'anno è andata di lusso, questi cartoni coprono perfettamente l'orto rialzato, sembra neanche farlo apposta, non ce l'avremmo fatta. Guardate, qua sotto rimarrà lo strato di foglie di compost, adesso qui cadrà la pioggia, la neve, tutti gli elementi naturali e il cartone pian piano si decomporrà e vedremo questa primavera che cosa troviamo qua sotto. Sicuramente l'ambiente sotto i cartoni è perfetto per la vita batteriologica e quindi sono molto soddisfatto oggi di questo orto.
Adesso qui dovrò fare la stessa operazione togliendo i radicchi che metteremo a imbiancare, che anche questo piccolo orto verrà coperto dopo aver estirpato gli ultimi cipollotti dell'anno. Vedete, alcuni sono restati piccoli dal trapianto, non importa, qualcosina si assaggia sempre. Adesso non resta che coprire di nuovo il compost per lasciarlo pronto, diciamo, all'inverno. Per passare l'inverno, che poi verrà sparso in primavera, compost e bokashi verranno sparsi in primavera. E quindi con questo è tutto, vi lascio un cordiale saluto e ci rivediamo in primavera. Arrivederci.